Cari amici, ho letto le ultime agenzie di stampa e le ultime agenzie di stampa dicono che sta arrivando in Occidente il nostro Salvatore. E allora non ho potuto far altro che andare a rivedere l'indice di questo romanzo pubblicato dalla casa editrice internazionale Hachette, e nell'indice c'è scritto che un capitolo intitolato Libera nos domine a furore tartarorum. E io mi sono detto, ma allora basta dire, cambiare un po' la locuzione, e invece di dire Libera nos domine a furore tartarorum, basterebbe scrivere Libera nos domine a furore bimbo minchiorum, bimbi minchiorum, bimbi minchiorum. Ci vuole poco cambiare una pirola, capito? Dio quanto ci vuole poco. E in fin di conti questo romanzo storico di Serafino Massoni lo trovate nel gruppo editoriale internazionale Hachette, capito? Allora ma di che parlano queste notizie di stampa dell'ultima ora? Dicono che in Tibet i monaci buddisti sono rimasti tanto impressionati dai video di Serafino Massoni, come il video recente intitolato Il buddismo ci salverà, poi un altro video intitolato L'educazione del genere umano, poi un altro video intitolato Il sacro bastone Theravada. Cioè, hanno sentito il grido di dolore che sprigiona da questi video di Serafino Massoni. E allora, secondo le più recenti agenzie di stampa, i monaci buddisti Theravada avrebbero incaricato il loro monaco Theravada più robusto, un monaco alto più di 2 metri, l'avrebbero incaricato di salvare l'Occidente. E dicono le agenzie di stampa, dicono le agenzie di stampa, dicono, e dicono le agenzie di stampa che adesso questo monaco sta scendendo giù dal Tibet e sta marciando verso l'Occidente, impugnando questo nodoso, meraviglioso bastone Theravada. Dicono pure queste notizie di stampa, non si sa, mica si capisce come abbiano fatto i giornalisti a darci queste notizie, ma sono notizie credibili, perché l'Occidente sta sprofondando. Dicono che questo glorioso monaco Theravada con in mano questo meraviglioso bastone Theravada stia scendendo giù dal Tibet e che sia diretto a Berlino, a parlare con Angela Merkel, perché Mario Monti ha detto che l'Occidente si salverà. L'Occidente si salverà, però gli operai dello stabilimento Ilva di Taranto non ci credono a Mario Monti, non ci credono mica. E per cui noi dobbiamo riporre tutta la nostra salvezza in questo monaco buddista Theravada che sta scendendo e sta andando dalla Angela Merkel a Berlino, dove c'è il cuore del Quarto Reich tedesco. Sempre le indiscrezioni di stampa dicono che questo monaco eccezionale, vigoroso, con questo un bastone Theravada in mano, dicono che seguirà alla lettera quello che ha profetizzato Serafino Massoni nei suoi video, intitolati Il buddismo ci salverà, L'educazione del genere umano e Il santo bastone Theravada. Andrà a parlare con Angela Merkel e dirà ad Angela Merkel come si può fare a tenere in vita il Quarto Reich tedesco. E che farà? Che farà? Che farà? Beh, farà quello che ha già detto Serafino Massoni nei suoi video intitolati Il buddismo ci salverà, L'educazione del genere umano e il sacro bastone Theravada. E cioè, una volta giunto a Berlino,
stringerà la mano e al novello Führer del Quarto Reich, Angela Merkel, e alzerà il bastone verso il cielo, non appena questo monaco buddista Theravada avrà alzato il bastone verso il cielo, e per una sorta di sortileggio tutti i bimbi minchia dell'Occidente si metteranno in marcia verso Berlino per assistere al prodigio di questo santo uomo che salverà l'Occidente. Tutti i bimbi minchia andranno tutti a Berlino, i bimbi minchia. Ci sarà una grande adunata. Angela Merkel dirà: andiamo a Norimberga a fare questa adunata, ma e il monaco Theravada dirà: ma no, è lo stesso, facciamola qua a Berlino, una adunata sterminata dei bimbi minchia, tutti affascinati da questo notoso randello buddista, un randello che ti dice di non desiderare, oppure di desiderare un po' di meno, capito? Un po' di meno. E allora, di fronte a tutta questa adunata, sterminata dei bimbi minchia dell'Occidente, e il santo monaco tibetano buddista Theravada ordinerà ad Angela Merkel che lei, quale Führer del Quarto Reich, dia ordine a tutti i paesi dell'Eurozona di riaprire le miniere di carbone. Perché ormai il petrolio costa troppo, il metano di Putin costa troppo, non ce la fa più l'Occidente a comprare il petrolio e a comprare il metano. Quindi Angela Merkel, quale Führer del Quarto Reich, darà ordine a tutti i capi di governo dell'Eurozona di riaprire le miniere. E una volta riaperte tutte le miniere, e il santo monaco tibetano buddista e Theravada darà l'ordine ai bimbi minchia di andare nelle profondità delle miniere. I bimbi minchia non potranno sottrarsi all'ordine di questo monaco meraviglioso, monaco buddista Theravada, subiranno il loro fascino e tutti i bimbi minchia torneranno indietro nei loro paesi di origine e si precipiteranno, secondo le indicazioni che verranno date dai singoli capi di governo dei paesi dell'Eurozona, tutti si precipiteranno dentro le miniere e per tirar fuori il santo carbone, per tenere in piedi l'Occidente, il santissimo carbone. Poi il monaco dirà, questo glorioso monaco, ordinerà a Angela Merkel di ordinare a tutti i capi di governo dei vari stati che stanno nell'Eurozona di costruire delle belle casette di legno attorno agli ingressi delle miniere, belle casette di legno insensibili ad ogni forma di terremoto, e lì soggiorneranno i bimbi minchia dell'Occidente dalla sera alla mattina, dalla mattina alla sera, e tutti i bimbi minchia tireranno su sacchi di carbone dalle viscere della terra, e dopo anni e ci sarà un barlume di ripresa, ma dopo tanti anni. E quando questo santuomo che è venuto giù dal Tibet e che avrà rimesso un po' di ordine in Occidente, allora questo santuomo potrà ritenere conclusa la sua missione e ritornare lassù nel Tibet. Ecco, cari amici, cosa dicono le indiscrezioni. Le indiscrezioni dicono così, che la salvezza dell'Occidente verrà dall'Oriente. Dall'Oriente verrà la salvezza dell'Occidente, capito? Verrà dall'Oriente. E per iniziativa dei monaci buddisti Theravada. E tutti i bimbi minchia dell'Occidente saranno scaraventati nella profondità delle miniere, da dove tireranno fuori tanto carbone, che rimetterà lentamente, molto lentamente, rimetterà in moto l'economia dell'Eurozona, insomma in genere l'economia occidentale, capito?
ma ci vorranno tanti, tanti, tanti anni di lavoro nella profondità delle miniere. Poi, quando l'economia sarà risanata, allora si potrà dire che grazie all'Oriente e grazie al lavoro dei bimbi micchia nelle profondità delle visce della terra, si potrà dire che l'Occidente il pericolo l'ha scampato. Però considerate che le indiscrezioni di stampa dicono che la salvezza dell'Occidente, il recupero dei bimbi micchia, avverrà soltanto per una iniziativa orientale, per una iniziativa dei monaci buddisti Theravada. Beh, cari amici, io non posso far altro che rinviarvi per l'ennesima volta sui miei video intitolati Il buddismo ci salverà, L'educazione del genere umano e Il sacro bastone Theravada. Grazie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.